Mentre il voto degli stranieri crea polemiche in molti paesi dell'Europa, i cittadini dell'Unione Europea hanno dei diritti specifici. Per le elezioni europee, soprattutto amministrative, possono votare ed essere eletti in qualsiasi Stato membro, anche senza avere la nazionalità del paese. Sono diritti che esistono già da 20 anni, ma poco conosciuti e utilizzati. Ho sempre pensato che dopo la pensione sarei andata a vivere in Italia ed è quello che ho fatto. Una volta venuta ho conosciuto tutti, me ne sono innamorata, tanto da voler diventare consigliere comunale. Ella Falgren è svedese. Dopo aver vissuto 20 anni in Inghilterra, si è stabilita in Umbria 5 anni fa. Dal suo arrivo è stata coinvolta nella vita locale e ha desiderato votare alle elezioni comunali, ma l'amministrazione non le ha riconosciuto lo status di elettore. Sono rimasta un po' sorpresa che non potessi votare alle elezioni locali, perché quando ho vissuto in Inghilterra ho sempre votato alle elezioni locali. Sapevo di non poter votare alle legislative, ma di poterlo fare alle comunali. Poi ho fatto delle ricerche su internet e ho scoperto che potevo. Oggi la Falgren è perfino candidata alle amministrative in una lista ecologista, ma ancora una volta la burocrazia ha rischiato di mandare tutto all'aria. Il giorno prima della consegna delle liste ci hanno chiamati per dire che bisognava consegnare un certificato delle autorità svedesi in cui si dichiarava la mia idoneità a essere eleggibile come consigliere. Ho passato una giornata a chiamare in Svezia cercando di avere questo documento che ho dovuto tradurre, portarlo al tribunale di Terni per far attestare l'autenticità della traduzione. Ovviamente quel giorno era chiuso e ho dovuto supplicare. Alla fine tutto è andato bene, ma mi pareva che queste persone non fossero ben informate. Mancanza di informazioni e ostacoli amministrativi portano spesso a una scarsa partecipazione dei cittadini europei stranieri alle elezioni locali. In Italia vive più di 1 milione di cittadini europei che non hanno la nazionalità italiana. Di questi soltanto 1 su 10 è iscritto alle liste elettorali e dunque esercita il suo diritto di voto. L'Italia non è un caso isolato nell'Unione Europea. Secondo il professore di sociologia politica Giovanni Moro, difendere la cittadinanza europea è importante. In generale, questa bassa partecipazione è grave perché il diritto di votare o essere eletti alle elezioni locali è un diritto fondamentale della cittadinanza europea istituita con il Trattato di Maastricht e ancora di più è importante perché in fondo con questo diritto si stabilisce che l'esercizio della cittadinanza si basa non solo sul sangue o sulla terra, i due tradizionali principi, ma si basa anche sulla residenza, che è qualcosa di assolutamente nuovo nella storia della cittadinanza moderna. Altro caso all'Aquila. Sono le prime elezioni dal sisma che ha distrutto la città. I lavori di ristrutturazione del centro sono ancora all'inizio. Tra gli operai molti sono arrivati dalla Romania e la comunità è notevolmente aumentata. Alle elezioni comunali sono stati 10 i candidati rumeni. Tra loro Mariana Muntean, che ci ha raccontato la difficoltà di rendere partecipe l'elettorato rumeno. Il problema è che devi convincere prima i cittadini per poter iscriversi in questa elezione, dopodiché comunque li devi spiegare, convincerli e riportarli a prendere le loro tessere. È un doppio lavoro, è una doppia campagna elettorale. Partecipare alla vita politica locale, integrarsi meglio è l'aspirazione di Dumitriela e Ana Monica, altre candidate rumene a queste comunali. Entrambe trentenni si sono costruite una vita all'Aquila e vogliono investire sul loro futuro. Mi ha motivato tanto il fatto che vivo qua da 8 anni, mi sono comprata casa qua, ho 2 figli nati qua e voglio rimanere qua. Siccome voglio rimanere qua, voglio essere uguale a tutti i cittadini italiani. I rumeni oggi sono la prima comunità straniera in Italia, ma non sono visti bene da tutti. Abbiamo cercato di lavorare un programma che fosse il più possibile partecipato.
secondo me le differenze ci saranno sempre, anche se siamo europei le differenze ci stanno, perché ci stanno delle persone razziste da tutte le parti, quindi ci trattano con indifferenza, c'è ancora che ti tratta come se fossi uno schiavo. La decisione di queste ragazze di candidarsi non ha lasciato la loro comunità indifferente, molte congratulazioni, ma anche reazioni negative. A me quando un rumeno mi domanda chi ti credi di essere, io gli faccio vedere le mani. Io non mi sono candidata, ma lavoro come voi, io lavoro con le mani, sono assistente domiciliare. Io mi metto a servizio vostro perché io come rumena posso essere il mediante tra voi il comune, tra voi il sindaco, tra voi la legge. Scegliere di vivere in un altro paese dell'Unione Europea può portare talvolta anche alla perdita del diritto di voto. Alcuni stati negano ai loro cittadini il diritto di voto alle legislative se abitano da troppo tempo fuori dal paese di origine. Se i paesi Irlanda, Regno Unito, Danimarca, Ungheria, Malta e Cipro applicano delle restrizioni di voto agli espatriati secondo diverse modalità. Nel Regno Unito, dopo 15 anni fuori dal paese, i cittadini perdono il loro diritto di voto. Un'assurdità per Christopher Chantrey, trasferitosi a Parigi più di 30 anni fa. Si batte per la modifica della legge. Non ci sono ragioni per un taglio arbitrario a 15 anni, anche se vivono all'estero. Sono ancora in contatto con ciò che avviene nel loro paese. Guardano la televisione via satellite, ascoltano la radio, hanno internet. E la cosa più ovvia è dire, se ti interessa votare, vai a farlo. Altri sostengono l'estensione del diritto di voto a tutti i cittadini europei per tutte le elezioni, comprese le legislative. Il caso di Alan Brann, membro del comitato di un'iniziativa cittadina europea chiamata Let Me Vote, lasciatemi votare. Si tratta di dare il diritto di voto ai cittadini europei nei loro paesi di residenza. Per esempio il francese che risiede in Germania dovrebbe, in base alla nostra proposta, avere il diritto di voto a tutte le elezioni politiche in Germania. Nuovo strumento di democrazia partecipativa, l'iniziativa cittadina per essere valida deve raccogliere 1 milione di firme. Un milione di cittadini di almeno 7 stati membri potrà mettere sul tavolo delle istituzioni i temi che vuole vedere trattati a livello europeo. Dunque, in sé è un meccanismo estremamente importante. Il diritto al voto, uno dei numerosi aspetti della cittadinanza europea. La Commissione ha lanciato una consultazione pubblica per invitare ciascuno ad esprimere la sua opinione sui diritti nell'Unione e sul futuro dell'Europa. Un bilancio atteso per l'anno prossimo, il 2013, è stato proclamato anno europeo dei cittadini.